Ciao a tutti, Lucy il Lupo, bassista, musicista, artista. Oggi è con il suo chitarrista, arrangiatore e produttore Walter Vincenti e con Salvatore Mennella alla batteria. Dietro il vetro, a far andare tutto bene, c'è Alessandro Buraga Quadraccia. A Lucy, non chiedo perché il lupo, dicono perché è nato e vive tra le montagne dell'Appennino, perché è magari un po' selvatico e schivo o per la sua cresta di capelli nerissima che tutti gli invidiamo. Ma poi non è nemmeno così feroce come si crede. Quello che ci interessa è capire un po' il progetto che è dietro questi quattro brani che stiamo per sentire. Certo, abbiamo già diciamo realizzato due album e un EP insieme a Walter, che è il mio arrangiatore, produttore, chitarrista, e insieme a Salvatore che ha suonato nel primo album e poi con altri musicisti che ci hanno... Così, perché mi fa piacere sorridere, sono un ragazzo che sorride in realtà, lupo, ma poi in realtà sorrido molto. E quindi avevo l'esigenza, parlando poi con Walter, di sviluppare della mia musica, dove il basso, che è il mio strumento in realtà, come ho detto in tante altre interviste, è il mio strumento principale. Mi sento in primis più bassista e poi canto anche in alcune canzoni per esigenza, perché comunque è una cosa che fa parte comunque di me, però la mia velleità è più suonare lo strumento, ecco. Quindi abbiamo intrapreso questo progetto insieme e stiamo costruendo questo viaggio, diciamo così, insieme, ecco. E quindi eccoci qua. Allora ve lo presento. Antonio è abruzzese di Avezzano, vive in Umbria, si è formato a Bologna e alla Rock School di Londra. Non ha ancora 40 anni, quindi sorprendetevi per quello che sentite oggi, ma anche per quanto ha già fatto. Ha suonato con grandissimi talenti internazionali, proprio i quattro pezzi che sentite, con Dave Weckl, che è stato il batterista statunitense della Chick Corea Electric Band, con James Senese, che non bisogna nemmeno presentarlo, Napoli Centrale, Pino Daniele, Fabrizio Bosso, che è tra i più amati trombettisti del jazz contemporaneo internazionale, ma italiano, e che ho sentito a Orvieto con il suo quartetto omaggiare Stevie Wonder in modo straordinario, Lele Melotti, che è un maestro della batteria, che in Italia ha suonato con tutti, dico tre, Pino Daniele, Vasco, Zucchero. E negli anni 80 era nella Tarzan, nei Baltimora suonando i Tarzan Boy. Ed Ernesto Vitolo, pianista, tastierista, che era nella band che ha inciso Nero a metà. Adesso sentiremo quattro brani che sono Once Upon a Time, Decisione, Guest in Peace e Abbiamo ancora da fare. Decisione si scrive con la D e la E maiuscole. C'è un qualche retroscena dietro a questo? Perché? No, semplicemente è solo una questione visiva. A me piacciono molto le cose speculari, anche come metto gli oggetti, come tengo le cose, cerco di tenerle in un modo che visivamente mi appaga, e la scritta con la D maiuscola all'inizio là e in fondo mi appagava, quindi è solamente una questione realmente di visiva, come dicevo, non è niente di esoterico e profondo, diciamo, è solamente una questione di gusto. We'll be right back.
abbiamo allora appena sentito Once Upon a Time e vorrei chiedere di nuovo a Lucy. Ho sentito che questi pezzi sono pezzi strumentali, questo che abbiamo sentito è un pezzo strumentale, ma in altre occasioni lui ha usato la voce e vorrei capire se questo è un fatto episodico, cioè se fa parte proprio della tua formazione oppure lo usi solo occasionalmente. No, ho studiato canto, quindi in realtà è una cosa che mi piace fare, fa parte di me, non la sento primaria come esigenza, solo in alcuni brani diciamo che sento quelle esigenze e allora a quel punto scrivo, diciamo, provo a buttare giù delle idee con la parte cantata perché comunque fa parte di me, ma come dicevo prima non è la parte predominante, però poi quando ho la necessità di farlo lo faccio con molto piacere perché comunque mi appaga. Un'altra caratteristica che vorrei provare a chiedere a Walter di Lucy è il fatto che usa il basso come fosse una chitarra, quasi un competitor in qualche modo nei pezzi. È realmente un competitor, tant'è che oggi è l'ultima volta che suono con lui. Scherzo. No, dico prima una cosa però, che i brani che stiamo ascoltando, perché avete parlato del progetto, in realtà l'esigenza era quella di farli dal vivo, perché fino adesso abbiamo fatto tutti, diciamo, i dischi che abbiamo fatto insieme sono tutti in studio, no? Con i musicisti che citavi prima. E questa volta invece l'esigenza era quella di fare un EP, perché questo progetto non sarà solo video ma anche audio, quindi nei vari canali Spotify eccetera, un live in studio, quindi avevamo questa esigenza qua, punto. Sì, lui come ha appena detto ha questa esigenza di esprimere le sue cose col basso, quindi basso in prima persona e quindi diciamo non fa quello che teoricamente un basso fa, quindi il suo ruolo esattamente, e quindi è un competitor fastidiosissimo. No, è che proprio questo discorso del trio chiaramente mette il mio strumento, che è l'unico strumento armonico, perché l'altro è la batteria eccetera, quindi va rivisto tutto in un'altra chiave, è chiaro. Però sì, è intrigante, fastidioso. No, scherzo. Però c'è tutto un lavoro diverso chiaramente, perché le frequenze che abitualmente occupa il basso in una situazione così non ci sono, e quindi insomma è un lavoro, però è così, perché lui vuole essere, scherzo, sentendo i prossimi pensate a questa competizione. Bravo. Ecco, e un'altra cosa, Lucy Lupo abbiamo detto che ha studiato alla Rock School di Londra, ma siccome ha 40 anni ancora studia, mi pare di aver capito. Sì, ne ho 37. Ah, 37. No, perché io sono nato il 30 di dicembre, mi dicono la fregatura sta che a gennaio, due giorni dopo quando sono nato, c'è cioè 38, 39, così fuggono via così, quindi invece passare ancora 12, 10 mesi di distanza. Però al netto di questo, sto studiando ancora, mi sono iscritto a settembre dello scorso anno a un corso Berkeley che sto seguendo e che mi porterà una certificazione che concluderò a giugno, quindi lo studio fa parte costantemente comunque della mia vita, della vita di ogni musicista credo, quindi perché fermarsi, insomma, assolutamente. Quindi allora adesso sentiamoci questa decisione, avendo svelato anche il gioco delle simmetrie. We'll be right back.
decisione l'abbiamo sentita. Io volevo ritornare a parlare con Walter, perché io ho visto il suo studio, è diciamo coperto le pareti di chitarre, e ho visto in un filmato, perché non sono mai stato nello studio di Lucy, che anche la sua stanza è coperta di bassi. La domanda che poi faccio a entrambi, no? Ma è un vezzo da artista, ci sono ragioni tecniche legate ai brani che fate, che sicuramente ci sono, o cos'altro c'è per il fatto di dover avere non so quanti bassi e quante chitarre ciascuno? Allora, guarda, come tutti gli strumenti, come anche la batteria, eccetera, le esigenze sono chiaramente, a seconda del genere che fai, dei brani che fai, per cui quello che viene definito il turnista, diciamo, deve avere una gamma di strumenti in modo da coprire tutte le esigenze. Nel caso specifico chitarristico, ad esempio, ci stanno delle realtà dove la chitarra viene utilizzata scordata di mezzo tono, per esempio, o comunque accordata in maniera differente. Una volta si faceva con lo stesso strumento, adesso siccome c'è anche l'opportunità di avere più strumenti, quindi io per esempio ho delle chitarre accordate in re fisse che adopero solo quando ho necessità di quei brani là. Oppure ad esempio, ti faccio un esempio, anche la chitarra a 12 corde, per forza la devi avere, no? Perché sì. Sennò, quindi piano piano a 3, ce n'hai 40. Cioè, perché anche lì, no? Poi se tu lavori con produttori, c'è il tipo che ti chiede il suono Fender, e quindi devi avere una Fender, la Gibson, deve una Gibson. Ma c'hai l'Ibanez? C'ho l'Ibanez. Le acustiche, questa, ce l'hai quella a cassa tre quarti? Sì, ma quella intera? Sì. Classiche, quante ce n'hai? Spalla mancante, quindi classica, e da lì credo di poter rispondere a nome di tutti, è questo. Anche te, cioè, giusto per la cronaca, ma insomma, quanti bassi hai? No, ho 14 bassi, che però, come diceva Walter, giustamente ognuno penso ha... Penso che nell'ultima intervista, che non è di molto tempo fa, erano 13, quindi... Infatti, non lo devo dire, perché adesso ho scoperto un gioco che è problematico, quindi non dovevo, dicendo, ho comprato un altro e non dovevo dirlo, però vabbè... Perché spendi soldi, hai comprato un altro basso, ma un altro basso ancora, hai capito? Allora, vabbè. Comunque, tecnicamente, come diceva giustamente Walter, non è tanto per il possesso di avere uno strumento nuovo, ma è per le caratteristiche di quello strumento, perché ogni strumento tecnicamente ha delle differenze rispetto agli altri, quindi uno è fretless, uno è formazione jazz, uno precision, uno ha i pick up attivi, uno passivi, una scala lunga e scala corta, quindi è proprio, dipende dal tipo di timbro e sonorità che tu vuoi andare a raggiungere, che però necessita lo strumento, quindi 14. Allora adesso, scusa, aspetta, no, questo ce l'ho per lui. No, io volevo dire che adesso sentiamoci Guest in Peace, e poi dopo ricominciamo a parlare delle batterie. Thank you.
Allora, Salvatore, cioè, non penso che tu ti puoi permettere 13 batterie, perlomeno se non hai un castello non credo che c'entrino, no? Però tu, so che c'è una caratteristica che è stata anche notata oggi mentre stavate facendo le prove, che le tue batterie sono un po', io parlo da profano, un po' scombinate, cioè sono messe in maniera un po' strana. Ci spieghi qual è la ragione di questo? Sì, le batterie che avete visto, comunque tutte le mie, sono, si chiamano come tipologia batteria speculare, perché si, le suono con... Esatto, esatto, perché hanno lo strumento principale che è il Charleston, quei piatti che si muovono, che invece di essere da un lato sono al centro. E i motivi sono due categorie. Una è dal punto di vista fisico, che riguarda la postura, riguarda l'impostazione e la simmetria, perché quando hai quel tipo di strumento alla tua sinistra o a destra, diciamo, comunque da un lato, dovendolo raggiungere con la mano opposta, ti chiudi l'altro pezzo di batteria e quindi per andarci ci devi volere andare, ok? Abbandonando quindi il lato del Charleston, quindi devi fare questo movimento qua, ok, apposta, coscientemente, mentre, e comunque una volta che vai di qua ti chiudi quell'altro di lato, quindi stai sempre da o tutto centro-destra o tutto centro-sinistra. Invece con una batteria speculare apri completamente a 180 gradi le possibilità di raggiungere qualsivoglia strumento e di non muoverti fisicamente non più di quello che serve, quindi praticamente si tiene la postura e si nuota sullo strumento cercando di poter raggiungere con il minimo sforzo qualsiasi strumento, così ti vivi molto meglio l'onda ritmica che vuoi generare. E mentre invece dal punto di vista batteristico proprio puro c'è la possibilità che il cervello ragioni su 180 gradi, per cui oggi si parla molto di batteria melodica e quindi avere la batteria posta in questo modo ti consente di, anziché fare i tipici passaggi che ci portiamo dietro dagli anni 30, di fare dei passaggi che suonino quasi cantando, ecco appunto le melodie. Quindi la stessa tecnica batteristica, che continua ad essere uguale per tutti e va studiata come sempre, viene applicata in maniera così diversa, chiamiamola, e lo stesso esercizio è diverso se fatto da me, da lui o da un altro batterista, quindi si può avere una moltiplicazione quasi all'infinito dei risultati finali delle applicazioni musicali. Questo. Grazie. Allora, con Salvatore, Walter e Lucy il Lupo ci ascoltiamo Abbiamo ancora da fare. Thank you.
Ecco Walter, siamo quasi alla fine, no, della nostra chiacchierata. Tu che suoni, adesso sei qui a suonare ad Amelia, ma poco tempo fa stavi in tournée con Alborosi. Come nasce questa collaborazione così prestigiosa e mi sembra anche parecchio impegnativa per te, insomma, che ti porta in giro per il mondo? Abbiamo tempo? La faccio brevissima. Ero in Messico per un lavoro, mi regalo la Giamaica, perché la fissa del reggae, la passione è così. Dico, ma perché io non ho mai suonato questo genere che mi è sempre piaciuto? Chiedo di suonare a, diciamo, a giamaicani, musicisti giamaicani, mi hanno detto, qui non suonerai mai perché comunque è la loro cultura. Però è un'opportunità. Qui ci vive Alborosi, che è italiano come te e che è una star internazionale. Ah sì? E dove abita? Lì. Ok, sono andato, tac, ho bussato. Alborosi, voglio suonare con te. Ha chiuso. Poi dopo ha riaperto e adesso questo è il decimo anno che suono con Alborosi. Esatto. No, ci ho avuto adesso seriamente, gli ho dato un disco di strumentale che avevo fatto, gli è piaciuto, l'ha incuriosito e da lì è iniziato un rapporto e appunto questo è il decimo anno insieme. E aprile riparto. L'ho finito a novembre, adesso aprile c'è una cosa negli Stati Uniti di un mese quindi, e poi c'è agosto e settembre, da quello che so. Perché poi arrivano le notizie e così, può darsi pure che parto domattina. Esatto, esatto. Capito? Prego. Vabbè, allora Lucy Lupo, prima che ci perdiamo Walter, che così. No, io volevo ritornare un po' al tuo progetto, no? Sì. Che tra le altre cose ho sentito prevede anche alcune incisioni sul vinile, che mi sembra stiano tornando, il vinile in particolare, abbastanza di moda. E ci racconti un pochino questo per insomma capire se il vinile è di nuovo un mezzo di ascolto della musica alla portata di tutti? Beh, allora è tornato molto di moda come tipologia di ascolto rispetto a quello che adesso, che la musica è quasi tutta liquida, digitale, insomma, quello è. Però a livello commerciale è tornato molto fuori. C'è l'idea di fare un vinile, io ho già fatto il master, l'ho detto anche da Red Ronnie che lui ha spinto per questa cosa, mi hanno detto mille volte di fare il vinile perché per dare importanza a quello che è il progetto, tecnicamente ha un suono differente rispetto alla musica digitale, ma già il CD stesso ha un'altra tipologia di suono. È sicuramente una cosa bellissima, anche l'oggetto in sé è veramente bello, la copertina, diciamo la qualità del prodotto è sicuramente alto, sostenibile più o meno, nel senso che il costo del vinile è molto alto, è diciamo molto dispendioso come creazione del prodotto, quindi diciamo che sicuramente è la più costosa, però sicuramente appaga sia l'occhio che la qualità, quindi è l'orecchio che la qualità sonora, sicuramente sì. Abbiamo fatto il master del disco e adesso stiamo cercando di capire se stamparlo bene, come stamparlo, insomma. E di questi quattro brani che abbiamo ascoltato ci sarà un disco, immagino? Sì, di questi quattro brani uscirà, come l'hai chiamato tu, Walter? Una volta si chiamava Q-Disc, tu mi capisci? Il Q-Disc, capisco. Il Q-Disc, sì, ma esatto, Q-Disc era questi progetti, non si sa perché, le discografiche per un periodo si inventavano questi album di quattro brani forti, non so se era sicuramente una manovra commerciale, non saprei dire, però era così, quattro brani, fine. Per cui ci sarà il Q-Disc? Quindi un Q-Disc fortissimo, come l'ha detto Walter, perché cioè, in trio poi assolutamente, Salvatore mi viene spalla perché è giusto. Allora, se tutto ha funzionato bene, lo dobbiamo anche ad Alessandro Buraga Quadraccia, che è qui nello studio dietro il vetro, e lo studio è il One More Dub, per cui Alessandro ci potrebbe raccontare, prima di salutare tutti, che cos'è questo studio e come è nato. Volentieri. Allora, lo studio nasce da un'idea di Fabrizio Flamini e Walter Vincenti, qui presente, e nasce ad Orvieto. Nasce ad Orvieto e sentivo già parlare di questo studio in fase di creazione da Walter, che mi diceva che era meraviglioso, era molto bello, e difatti così è stato. Rimango innamorato di questo studio al momento, insomma, della mia prima visita, e successivamente faccio un corso alla PM di Saluzzo, esco dalla PM di Saluzzo e Walter mi coinvolge, diciamo, a quel punto a pieno titolo in questo studio.
Poi purtroppo è arrivata la pandemia e quindi siamo stati per un periodo molto fermi e dopo, per esigenze, diciamo, ecco, ci siamo spostati qua ad Amelia. Quindi se volete venirci a trovare, il One More Dub Studio è qui appunto ad Amelia, in via Perini, e si può mixare, si può registrare, si può fare tutto quello che si fa chiaramente in uno studio di registrazione, con la possibilità di avere anche come musicisti questi ragazzi qua, ad esempio. Esatto. Allora, dal One More Dub, saluti a tutti e grazie dopo aver ascoltato Lucy il Lupo con Salvatore e Walter. Grazie a tutti. Stefano. Thank you.